Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo sempre con una vista che ci porta sulla chiesa di San Pio da Pietrelcina. Questi cipressi non ci danno l'opportunità di vederla appieno, però vi assicuriamo che siamo proprio con uno sguardo diretto sulla chiesa grande di San Pio da Pietrelcina per raccontarvi un triste momento per Padre Pio. Il 5 marzo del 1918, Padre Pio, pensiamo un po', è l'anno delle stimmate. Il 5 marzo Padre Pio va a Napoli perché si deve ripresentare per il servizio militare. Finiva la licenza. I giorni passavano, scrivono il caro Gennaro Prezioso su Padre Pio Soldato, un interessante libro che ci fa conoscere questo aspetto della vita di Padre Pio. E Gennaro, che ora è con Padre Pio a raccontare, forse sicuramente Padre Pio gli starà raccontando tante belle storie su tutta la sua vita, lui che ne ha scritte tantissime e che forse non conosce. Beh, Gennaro ha un po' contato tutti i giorni che Padre Pio ha trascorso come soldato in 100 giorni esatti, pensate un po'. I giorni passavano e Padre Pio con la morte del cuore comunicò a Padre Agostino che si sarebbe dovuto presentare a Napoli. Qual era lo stato d'animo di Padre Pio? Ad Erminia Gargani il 27 gennaio scrisse: "Chiedi pure incessantemente a Gesù e alla sua e nostra madre la grazia di essere liberato presto, questa volta, dalla prova della milizia. Alfine fammi la carità di incominciare la novena alla Vergine di Pompei." E scrive Padre Pio come si sente: "Io mi sento male fisicamente, moralmente, e come si appressa l'ora della mia presentazione, mi sento crescere l'agonia dell'anima. Ancora poi il 5 febbraio confida a padre Basilio: da più giorni mi sento malissimo, non digerisco più nulla, mi sento assai prostrato, ma sia fatta la volontà di Dio." Appena giunto nel capoluogo campano si recò subito dal professor Serrano, al quale gli disse di presentarsi l'indomani, di tenerlo informato sul tutto, mentre all'ospedale militare della Trinità passò una prima visita medica che per lui risultò favorevolissima. Lo stesso giorno entrò in seconda osservazione nel medesimo ospedale per essere poi sottoposto ad altre visite. Non potendosi più recare dal professore, scrisse ad Antonietta Vona e chiese a lei così di informare in sua vece il professore. E cosa accadde? Fu colpito immediatamente da una febbre assurda e venne subito trasferito nella prima clinica medica. Fu privato così della possibilità di poter dire la messa per celebrare. Lui si trovava nel letto numero 40 della clinica, dove raccontò nei giorni successivi quello che stava accadendo, che era tormentato dalla febbre che non accennava affatto a decadere. Cosa accadde? Ve lo diremo proprio tra 15 giorni circa, quello che accadde finalmente per volere di Dio nella vita di questo giovane ragazzo che poi finalmente poté ritornare qui a San Giovanni Rotondo.